Negli episodi precedenti, Pasquale con i suoi amici, Elton e John, si trovano in un vicolo buio a fare... Vabbè, insomma, siamo capiti. Oh, nel frattempo che buca fai cito, ma che non do bagno, mi sto pisciando. Pasca, famba. Quando si allontana per andare a pisciare, entra un alieno in auto e i due amici lo confondono per Pasquale. Dal mio laboratorio di parete è scappato alieno. È un progetto a cui tengo molto. Ma l'alieno era prigioniero del boss della Russia, che aveva un piano malvagio. Ora voi dite a me alieno dov'è? Mio fratello ha un macchinario per creare nube tossica per distruggere parete. Noi dobbiamo fermare. Il fratello gemello Vladimir, capendo che il boss non aveva buone intenzioni, lo uccide con un lavandino, venendo così arrestato. Alla fine della stagione si scopre che la madre di Pasquale non è di questo mondo e Pasquale è l'alieno e quindi il suo fratellastro. L'alieno decide di andarsene dalla Terra e tornare nel suo pianeta d'origine a causa della cattiveria dell'essere umano. Va bene, basta, ok. Alto, guardalo. Oh, Pasquale, non ci pensare più, dai. Per me è passato parecchio tempo. Raga, parliamo un attimo di cose serie. Pasqua, mi raccomando, stasera. Ascolta bene. Preparati, valla a prendere, senza cazzate stavolta, le dici tutta la verità. Mi raccomando però, tutta la verità. Le chiedi com'è andata la giornata. Falle un complimento, l'ho sempre apprezzato. Le dici quanto è bello. E vedi che stavolta andrà tutto bene. Anche perché Pasqua è impossibile che a ogni primo appuntamento fai scappare le donne, eh? No, raga, andrà tutto bene ora. Non vi preoccupate. Dai. Elton, non ce la farà mai. Thank you.
Hai finito? Io dovrei fare chiamata molto importante. Mi hai portato in un posto stupendo. Un posto stupendo per una ragazza stupenda. E tu sei fighissimo. Grazie. A proposito, devo dirti una cosa importante. Non sono come gli altri. Sono un po' diversi. Vabbè, non ci preoccupare. Tanto oggigiorno essere diverso non vuol dire essere normale. È bellissimo. Scusami, non me la sento, mi devo andare. Ma dove vai? Te l'ho detto che ero diverso. Ora Daria!